Eccoci, ci siamo, stiamo per partire, mi raccomando. Non sta al telefono. Pronti. Eccoci allo stand Honda, vediamo oggi che cosa ha portato di nuovo per il 2020 la casa nipponica e forza, andiamo a vedere. Under attack, running far, far away. And I'd rather keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get through. Push and pull me off into the deep. And let's pretend that nothing ever happened. Ragazzi, l'Africa Twin è sempre l'Africa Twin, eh? Guardate un po' che bellezza. Guardate soprattutto i fari, che fari che ha questa Africa Twin, veramente bellissima. Dopo l'enduro adesso passiamo alle stradali, andiamo a vedere le novità Honda che quest'anno porta una CBRRRR. Questa tripla R sicuramente rafforza lo spirito racing della casa nipponica, vediamo un po' com'è, eccola qua, veramente questa Honda strizza l'occhio alla BMW e alle Ducati. Ragazzi, quest'anno la Honda ci stupisce con una stupenda revisione della sua CBRRR con 218 cavalli quasi, con 113 Nm all'albero, un comparto elettronico di tutta sostanza, quindi veramente da provare e da acquistare soprattutto per i futuri beati possessori che potranno avercela, sarà tanta roba. Ecco le ammiragli grandi della Honda, la nuova WFR, veramente bella sempre, la Goldwing che rimane sempre una balena spiacciata. My heart grows heavy. Don't taste me rushing. Keep your words naked.
Ragazzi, benvenuti allo stand della Rossa di Panigale. Quest'anno la Ducati si è superata, porta qui in fiera veramente tre pezzi da 90, la nuova Street Fighter V4, l'evoluzione della V4R e altre bellissime novità come ad esempio la Scrambler Desert. Inoltre si rinnova la serie delle Panigale con la nuova V2, molto più meno potente, molto più agile, molto più tranquilla da guidare, quindi per chi approccia alle moto super sportive. Facciamo un bel giro insieme, dai! Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Ragazzi, siamo allo stand Triumph, dove quest'anno porta due novità abbastanza importanti: la Rocket 3 che vediamo qui dietro le mie spalle e la Street Rifle RS. Veramente due belle moto, vediamole adesso dentro come saranno. Speriamo di fare un bel test ride quanto prima. Ragazzi, quest'anno con la Rocket 3 la Triumph si è proprio superata, un moto da 2500 cm3, 6 cilindri, potenza di 170 cavalli, veramente niente male. Bene, adesso andiamo a vedere la RS, la Street Rifle RS, vediamo un po' com'è. Eccoci qua, questa nuova Street Rifle RS, veramente bella, colorazione accattivante. È una moto comoda, agile e potentissima. Questa è la moto che montano sui motori della Moto 2, quindi veramente, veramente bella, ben fatta, belle rifiniture come sempre ci fa vedere la Triumph. Bellissima moto, molto comoda, ben bilanciata, veramente molto bella. Anche questa presto la porteremo sul canale. Oh, abbandoniamo lo stand Triumph e ci dirigiamo alla KTM, vediamo un po' se lo troviamo, o se no Kawasaki. Bene, siamo giunti allo stand Kawasaki, quest'anno Kawasaki ci fornisce con tutta una serie di ZX10 molto belli e soprattutto la ZH2, la moto naked di derivazione H2. Una moto sovralimentata, vediamo la scoprire e venire insieme. Let me know the 23 is for you and I. The sun will rise.
Kawasaki, quest'anno anche la Z650, molto carina, moto media per chi inizia a guidare, veramente simpatica, eccola qua. Amici, quest'anno a Lakema veramente tante belle novità, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale, di mettere un bel like e di lasciare un commento se vi va. E noi adesso proseguiamo con gli stand della MV Agusta e della Yamaha qua dietro. La MV Agusta quest'anno porta qui a Lakema veramente una moto straordinaria, forse la moto naked più potente e più veloce mai creata, la nuova brutale 1000RR, che sembra da quello che ci comunicano abbia quasi 210 cavalli e porti una velocità massima superiore ai 300 km/h. Quindi veramente. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even one minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. How I wish that you were here to give me everything. Siamo allo stand Yamaha, quest'anno la Yamaha porta la sua nuova R1M, andiamo a vedere un po' com'è e le sue caratteristiche. Andiamo. Completamente rifatta la nuova R1M, si presenta quest'anno a Lakema completamente in carbonio, oltre 200 cavalli, veramente una gran bella moto. Eccola qua, la nuova R1M, veramente stratosferica, carina, completamente in carbonio, cambio elettronico, veramente veramente bella. Bene ragazzi, siamo alla fine di questa giornata intensa a Lakema 2019. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video un bel like, ci vediamo tutto il bene nelle foto al prossimo video. Ciao. Let it go.